presiede per costruzione Danilo Ricuccio può pronunciare il Sassolino, però guarda caso, non appena fatto il Sassolino, all'improvviso si tira indietro. Ma ci sarà una volta particolare che evidentemente predispone qualcuno a essere aperto, però all'improvviso cambia lo scenario. E purtroppo si è parlato di bilancio ordinario. Ma io questa ordinarietà come opposizione a ventilare, e francamente io non avevo dubbi che voi il bilancio non l'avreste approvato, così sì, non l'avreste approvato, ci mancherebbe altro. Però questa ordinarietà dovete dircela dove sta. Perché questo? Perché quando un'amministrazione, come abbiamo già sviscerato abbastanza ovviamente negli interventi fatti prima, ha un disavanzo, ha un avanzo di amministrazione, ha realizzato e ha fatto quello che ha fatto, perché definirlo ordinario? È un bilancio che ha portato a termine un bilancio di previsione, quindi anzi per di più con un avanzo di amministrazione, quindi un virtuosismo per il bilancio stesso che l'amministrazione ha fatto. Quindi parlare di ordinario è davvero insignificante, un ruolo inutile, non ha senso, credete, proprio, ma io non lo capisco. Non lo capisco e non avevo dubbi che da parte vostra ci sarebbe stato tutto questo accanimento contro a questo bilancio positivo. Così come ha detto anche l'amico Alonso prima, parliamo di un bilancio che chiude un anno. Abbiamo fatto quello che c'è da fare. I cittadini, come qualcuno invece ha detto poc'anzi, tasse noi, non abbiamo inventato da niente. E la prova è, il consultivo è quello, che qualcuno può dire. Allora, dobbiamo essere un attimino più coerenti, leggere le carte e dire le cose nel senso giusto. Quando poi si parla di alienazione degli immobili, dobbiamo essere certi di quello che diciamo, perché poi vediamo quali sono gli immobili alienati e vediamo il loro valore che hanno. Sì, può essere una doccia che può servire alla collettività, ben, d'accordo, però vedremo anche se quella doccia la prende, se la prende, perché quei terreni probabilmente, perché a questo si riferisce, perché il comune non ha altri immobili, se quei terreni oggi il comune è in grado di poter riavere indietro per tutti i miglioramenti fondiari che la gente che li ha da 30 anni, 40 anni, tutto, anche di più ha prodotto. Quindi, per tutto quello che io sulla ordinarietà o ministero, perché non, per me non è ordinario, assolutissimamente. E per questa motivazione io esprimo il mio voto e il mio gruppo favorevole al provvedimento. Grazie. Ci sono altre chiese da mandare. Grazie Presidente, Sindaco, Presidente. Voglio intervenire un attimo su quello che è stato detto precedentemente dal Presidente dell'opposizione. Io mi sa che trovo un attimo, scusate, non torno, volevo, prego. Prego. Io ritengo che questo rendiconto è stato fatto con applicazione da parte di tutto il sindaco, l'assessore e tutta la giunta. Io ritengo necessario anche capire se lui era oggi in passivo, cosa sarebbe successo? E saremmo andati in pannello. Noi siamo un ente che sta praticamente inattivo, sta adempiendo affinché anche i servizi sociali non vengano diminuiti finanziariamente. Ma di che cosa stiamo parlando? Noi possiamo capire anche che una società, io posso capire anche che i soci sono anche i cittadini, però noi non abbiamo passato la guardia sia nei servizi sociali, sia nelle opere pubbliche che si stanno già presentando nelle varie strutture. A questo punto io non so neanche cosa dire. Del discorso anche dell'assessore Mastro Cristini, che ha lavorato notte e giorno, non solo di notte, anche di giorno, togliendo il suo tempo alla sua attività professionale, questo è il discorso, che ha fatto un ottimo, ma un ottimo, eccellente bilancio. Al contrario di chi mi ha preceduto, che ha detto che non era eccellente, ma era buono, ma io dico che è eccellentissimo, perché tutto quello che è stato fatto senza sforare i patti che sono stati fin qui rispettati, io ritengo che
tutto questo è inopportuno anche realizzare grazie all'operato di chi ha lavorato veramente, non per giorni e non solo per giorni. Quindi il mio voto sarà favorevole. Ci sono altre dichiarazioni di voto? No, vorrei fare la mia sui specchieri perché mi rendo conto, purtroppo approfitto della vostra, diciamo, della vostra tolleranza nei confronti della Presidenza, che probabilmente quella sintesi che ho fatto qui è stata foriera di una serie di equivoci che probabilmente l'intervento qualcuno non ha compreso, probabilmente io non ho manifestato in una giusta lingua. No, dico no, ma vero, dico da dipendi poi ho seguito probabilmente. Sulla straordinarietà, appunto, un bilancio straordinario perché garantiva, riusciva a garantire l'ordinarietà. Mi rendo conto, lo dico veramente con tristezza, che ancora una volta ci troviamo rispetto a voler a qualcuno che tenta di censurare o di dare una interpretazione sicuramente non consona a quella che è l'espressione di un consigliere comunale. E allora è abbastanza grave quando si voglia interpretare diversamente, perché il mio pensiero credo di averlo anche illustrato in dettagli, non solo per la straordinarietà garantendo la legalità, che era stato un complimento che avevo fatto in particolare all'assessore, che mi dispiace non essere in aula, evidentemente sarà uscito. Mi dispiace, no? E soprattutto poi devo dire, ma lo dico, lo faccio pubblicamente per non dare diciamo, spunti di riflessione, ulteriori riflessioni, per non dare, per non scrivere. Posso continuare? Se vedi, o di più, però lo so dire. Grazie. Allora, dicevo che proprio voglio chiarire il consiglio perché magari così non offriamo spunti di riflessione di natura speculativa politica a quelle che sono state le riflessioni dell'amico Lotto Valentini rispetto al mio appello di far votare un bilancio prima. Allora se Valentini sa bene quanto me che al di là se uno gestisce un'azienda o la cosa pubblica, tutti quanti sanno bene che un bilancio, il fatto che si dia un termine che quest'anno è stato prorogato così come lo so, così come bene Oronzo ha ricordato, questo nulla osta al fatto, l'avevo detto anche prima, forse Oronzo, sono convintissimo che magari non avrà attenzionato il pensiero, mi auguro che sia così, o avevo detto anche prima che l'appello l'ho votato prima, proprio nel dinamismo che oggi la pubblica amministrazione richiede, cioè quello che al di là delle norme che sono, l'ho detto anche prima, che capivo le difficoltà che l'assessore avesse incontrato con tutto l'apparato, capisco però che il dinamismo serve anche a questo, quel quinto in più che un bravo tecnico deve dare, e ho detto anche in finale, ma invito a leggere anche il coordinamento, e quindi in più che un tecnico deve dare, puoi dare anche quell'elasticità di cambiare le carte del corso dell'esercizio finanziario. Questo sicuramente garantisce all'amministrazione, probabilmente, visto che come ho fatto notare prima, tutte le condizioni di volare ancora più alto e di fare meglio. Ho fatto questo pubblicamente proprio perché però se penso che poi probabilmente qualcuno al tempo della seduta avrebbe speculato sul tuo richiamo, quindi sono convinto che forse era utile proprio per non dare un'immagine di una maggioranza diversamente coesa. Poi chiaramente invito le prossime volte i consiglieri, ma ovviamente nel rispetto di tutti, ad ascoltare tutti gli interventi, la complessità, prima di giudicare con frettolosità. Il mio voto chiaramente, proprio perché è un bilancio straordinario, perché ha garantito l'ordinaria amministrazione, non può che essere favorevole. Vi chiedo veramente scusa se oggi sto approfittando, però sentivo necessità di fare questa prestazione. Grazie. Bene, allora siamo in approvazione. Thank you.
approvazione, così come prevista dalla legge, quindi interamente, unitamente a tutti i delegati presentati, così facciamo votazione unica, così come è di consuetudine. Quindi approvazione del rendiconto della gestione 2011 ai sensi dell'articolo 227, comma secondo, del decreto legislativo 267/2000, inclusi tutte le parti, tutte le parti allegate. Chi esprime parere favorevole? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 voti a favore. Chi esprime parere contrario? 8. Il provvedimento, il bilancio di gestione è approvato. Per lo stesso atto chiedo al Consiglio l'espressione di voto sulla immediata eseguibilità dell'atto stesso. Chi esprime parere favorevole? 13. Chi esprime parere contrario? 8. Il provvedimento risulta immediatamente eseguibile. Grazie. Presidente. Prego. Scusa, prima di introdurre il secondo punto, per una questione di sullo svolgimento dei lavori, vorrei proporre all'Aula 5 minuti di sospensione perché i capigruppo si possono riunire e stabilire rispetto alla proposta che farò i capigruppo, se è possibile, per seguire. Vorrei parlare della conferenza dei capigruppo. E viene richiesta da parte del collega Valentini 5 minuti di sospensione, chi esprime parere favorevole? All'unanimità si unisca a conferenza di capigruppo.